mi fa molto piacere essere qui stasera, anche se sono venuto da molto lontano, ma sono venuto volentieri. Savona è decisamente lontana, però in autostrada il viaggio è andato bene. Comunque sono contento e vorrei che questa sera fosse una serata utile a tutti, anche a me, per cui io conto molto sulle vostre domande che ci saranno alla fine, perché comunque il mio intervento sarà estremamente ridotto, proprio per motivi di tempo. Comunque, vediamo di partire intanto da me, tanto per togliere subito tutti i dubbi. Io sono un medico che sono stato dichiarato radiato dall'Ordine dei Medici di Milano per delle idee che io, sulle vaccinazioni ovviamente, che io porto avanti da più di 40 anni. Non solo, ma io come medico legale ho difeso molte decine, probabilmente centinaia, di genitori che sono stati danneggiati nei loro figli proprio dalle vaccinazioni. E secondo me cercherò questa sera di centrare il discorso proprio su questo. Comunque, proprio per completare l'informazione, oggi è il 114° giorno da quando io ho ricevuto la comunicazione della mia radiazione. È secondo me assolutamente vergognoso che dopo 114 giorni io non abbia avuto ancora le motivazioni di questa radiazione. Perché finché io non ho le motivazioni non posso fare ricorso. Io poi a quel punto avrò solo 30 giorni, ma me ne bastano. La mia opposizione a questa vergogna sarà rapidissima, e sarà anche durissima, ma proprio per questo secondo me forse non ho ancora ricevuto assolutamente niente. Comunque, per completare l'informazione su di me, nonostante io abbia ormai 76 anni, per cui come vedete non sono certo più giovane come voi, però ho ben 7 nipoti ai quali tengo ovviamente tantissimo, come tutti i nonni di sto mondo, e tutti e 7 non sono vaccinati. Oltre al resto, io sono un medico che ho sempre creduto e credo ancora nel mestiere che faccio, che mi ha dato delle grandissime soddisfazioni, specialmente da quando ho cominciato a difendere i diritti di queste persone danneggiate, perché grazie a loro e poi grazie a tutti voi io ho imparato che cosa sono veramente le vaccinazioni. Non me l'avevano spiegato adeguatamente all'università, e le mie figlie, i miei figli, c'è anche un maschio, sono tutti vaccinati, mentre i nipoti, come ho detto, non sono vaccinati, perché poco per volta ho preso coscienza su questa cosa. Io stesso ho sempre avuto delle perplessità, tanto che quando ero ufficiale medico ho vaccinato sempre i miei soldati che stavano da cani, proprio li vedevo stare male dopo le vaccinazioni, per cui già allora dissi che io non mi sarei vaccinato, e infatti ho fatto un falso in atto pubblico, nel senso che sul registro delle vaccinazioni io risulto vaccinato, però sono passati circa 30 anni. Prescrivo. Va bene, passiamo a un altro però discorso, perché questa sera ringraziamo il vice sindaco per aver dato il patrocinio a questa iniziativa, ma vorrei fare un cenno alle
censure vergognose che io ho subito da parte di sindaci, da parte di tantissimi colleghi. Per fortuna ho avuto grandissima solidarietà da parte di tantissimi altri colleghi, però non mi era mai successo che un ente parrocchiale come qui negasse la sala per una mia conferenza. Mai successo, perché io capisco un sindaco, vabbè, capisco molto meno un sindaco medico, no, perché un medico minimo minimo non dovrebbe essere del tutto ignorante sul fatto che io non sono radiato per niente. È chiaro, io sono un medico a tutti gli effetti e continuerò a farlo, e lo faccio dappertutto. Comunque, siccome la radiazione mi è pesata enormemente, cioè vi garantisco che ero molto preoccupato nei giorni successivi alla radiazione, perché non sapevo proprio come venirne fuori. Era una roba che in fondo ormai ero un mese, anzi forse di più, dal primo colloquio col presidente dell'Ordine di Milano, per cui lo sentivo nell'aria che probabilmente sarei stato radiato, per cui me lo aspettavo anche, ma non avrei mai pensato che ne avrei che l'avrei subita in questo modo la questione. Bene, per fortuna dopo qualche giorno che stavo veramente male, ho perso anche qualche chilo, voi direte che mi ha fatto solo bene, certo, indubbiamente, ma comunque dopo qualche giorno ho detto io devo reagire assolutamente. E la mia reazione è stata: da questo momento andrò dovunque mi invitano, proprio sia in Italia che all'estero. Con questa scelta vi garantisco che la mia vita è cambiata da così a così, cioè proprio veramente oggi come oggi ho incontrato tante persone meravigliose come voi questa sera, ma veramente un numero incredibile. E vi dirò che a me il numero non è che importa molto, poi è chiaro che mi fa piacere, ma insomma, bene, per dire, a Grado, che è un paesotto del Friuli Venezia Giulia, a Grado c'erano 800 persone. Tanto per dire. In altre realtà, tipo Mestre, poche sere fa, c'erano 30 persone e vi dirò che è una delle serate che secondo me è andata meglio, proprio perché si è potuto fare un dialogo quasi diretto, che purtroppo non è possibile, perché voi siete qui probabilmente centinaia, 150, per cui è impossibile. Però con 30 persone è stato possibile ed è stato bellissimo. Ma non solo. Ieri sera ero a Vado Ligure, un paesino vicino a Savona, dove abito del resto, ed è stato un incontro ancora diverso. E questo ve lo dico tanto come esempio. Cioè, la possiamo considerare quasi una scuola quadri, tanto per capirci. Queste erano non più di 70 persone, perché nella stanza non ci stavano più di 70 persone, per cui si era dovuto limitare la presenza a persone molto selezionate, e selezionate sulla base della loro preparazione e del loro impegno. Perché? Perché a Savona il gruppo di genitori, che poi sono vari gruppi che si sono messi insieme, e secondo me questo è estremamente positivo, bisogna sviluppare un'alleanza, ma non solo fra noi, ma anche con genitori che vaccinano. Io ho il massimo rispetto per chi sceglie di vaccinare, ma ci mancherebbe altro. L'importante in queste cose è togliersi la paura. Ora, probabilmente voi non avete paura delle malattie infettive come io. Non ho paura delle malattie infettive, ma se uno ha paura delle malattie infettive, ma ben venga,
E io anche a queste persone do anche le indicazioni di come ridurre al massimo le possibilità che i loro bambini siano danneggiati dal vaccino che faranno. Ma l'importante è che lo sappiano. Il vaccino non è acqua fresca. E comunque, per spiegare quello che è stato Vado Ligure ieri sera, queste 70 persone mi avevano preparato ciascuno 3 domande, no? Proprio le avevano studiate, e alcune domande erano anche molto complesse, insomma. Ed è stato positivissimo, perché almeno io ho potuto chiarire tutta una serie di cose, perché queste persone saranno le persone che a Savona accompagneranno gruppi di 10 genitori. Noi abbiamo chiesto all'ASL di non fare colloqui individuali. Il colloquio individuale è molto scorretto, perché una persona si trova davanti a un medico, no? Che a volte magari è anche abbastanza preparato, a volte è del tutto impreparato, ma questo è un altro discorso. Ma comunque è un medico, è una persona che ha un'autorità, magari non ha un'autorevolezza, ha un'autorità. E allora uno è intimidito, diciamo, non ha il coraggio di dire le cose, ha paura che questo medico gli dica: ah, ma lei non è medico, cosa parla? Se è un rapporto individuale è chiaro che può anche offendervi, capite? Invece è chiaro che se sono 10 genitori accompagnati da uno, da un genitore, che invece si è dedicato ad approfondire tutti questi argomenti. È chiaro? E questi che c'erano ieri sera erano proprio quei genitori che avrebbero accompagnato questi gruppi. Ora noi non sappiamo ancora nemmeno se una cosa del genere sarà accettata dall'ASL, ma non ce ne importa niente, perché a noi serve per dimostrare ai giudici, se dovremo arrivare ai giudici, che da parte nostra c'era l'assoluta volontà di conoscere, di essere informati. Capite? È questo che noi dobbiamo dimostrare a tutti, non solo ai giudici che dovranno decidere se poi comminare la multa o non comminarla, è chiaro. Ma dobbiamo dimostrarlo a tutti e non dobbiamo avere paura con nessuno, anche con gli altri genitori. Dobbiamo anche rispettare le loro scelte, e loro però devono rispettare le nostre, perché qui bisogna veramente arrivare a un'alleanza fra tutti i genitori, perché state tranquilli che questo è un primo passo soltanto, ma poi ne verranno altri. Tanto per dirne una, che me l'ha telefonato ieri pomeriggio mia figlia, incazzata nera, e aveva ragione. Va in piscina, deve andare in piscina con i bambini, per cui sono 4 iscrizioni alla piscina, no? E di solito io ho 3 figli, no? 2 figli medici e un genero, no? Medico anche lui. E per cui di solito i certificati per andare in piscina ne fa uno. E invece no, pare che ci sia una legge recente che i certificati li può fare solo o il medico di base, o il pediatra per un bambino, o lo specialista in medicina dello sport. Per cui mia figlia era andata dal pediatra o dal medico di base, non so, per farsi fare questo certificato, e questa gli ha chiesto 40 euro. Ora dice: ma allora noi siamo in 4, 160 euro per andare in piscina, cioè è una roba. Ma capite che cominciano proprio a fare leggi funzionali a corrompere i medici da una parte, perché questo significa far guadagnare questi medici, capite? E dall'altra imporre dei comportamenti da parte nostra. Tenete presente
che sul discorso delle vaccinazioni, per esempio, la regione Toscana paga 15 euro per vaccino che viene fatto dal medico di base. No, ma provate a riflettere, capite? Per cui, perché non ci sono poi solo i bambini, ci sono anche gli adulti che e capite che immediatamente questo medico di base diventa un promotore delle vaccinazioni, perché gli rendono 15 euro per vaccino che fa. Capite un po' com'è il giro delle cose? Inoltre vi dirò che io non mi fiderei nemmeno molto delle vaccinazioni che mi vengono fatte in questo modo, perché capite che se un medico di base è abbastanza furbo, dice: ma perché devo prendermi una rogna del genere? No? Se per caso abbiamo una reazione avversa di uno dei vaccinati da me, sono rogne, grane, non, capite? Magari non grossissime, ma sempre grandi. E per cui chi mi dice che non faccia dell'acqua distillata? No, provate a pensarci un attimo. Tanto per lui sono 15 euro lo stesso. No? Cioè, capite? Inoltre, se supera i livelli previsti generali, ha un premio di produzione di altri 1000 euro. Questo vi invito a leggerlo sul contratto della regione Toscana, perché io non invento niente. Io dico le cose che so e cerco di essere informato. Vabbè. Ma comunque, vi ho dato questi elementi tanto per consentirvi alcuni momenti di riflessione. Ma a questo punto vorrei addirittura entrare nel merito specifico delle slide che vi ho preparato. Ora mi rendo conto che alcune di questi lucidi forse molti di voi li avranno già visti, a parte che, come vedrete, su ciascuno di questi lucidi potrei parlare probabilmente per una sera intera proprio su ciascuno, ma secondo me sono molto importanti per voi e in effetti li lascerò agli organizzatori di questa serata, perché dovete sbatterli in faccia ai medici della ASL, perché non possono dirvi delle balle, è chiaro? Voi dovete pretendere la verità, e la verità è tutt'altro di quello che vi dicono, perché vi cercano di farvi del terrorismo, parlano della polio, ricordando che cosa comportava la polio, ma 60 anni fa. Cioè, vi rendete conto? Gli ultimi casi di polio, e non dico uno o due casi di polio, dico decine, probabilmente centinaia, sono tutti casi di polio da vaccino. Capite? Allora, e poi sui casi di polio ci sono, ecco, una cosa che a me veramente mi fa male è tutte le vergogne che ho potuto verificare nella mia vita, perché io accetto tutto, accetto anche l'errore, ci mancherebbe altro. Adesso sono stato chiamato da quel medico di Pesaro che ha accusato di aver fatto morire un bambino che lui curava per otite. Ebbene, io ho potuto vedere da quello che mi ha fornito, ma vorrò vedere i risultati dell'autopsia, ammesso che si possano vedere, ma io per prima cosa, per occuparmi di lui, gli ho detto che volevo, che se io avevo la convinzione che lui avesse sbagliato, volevo poterlo dire. Cioè, io non sono uno che vuole inventare le cose, dico: tu vuoi che io ti aiuti? Io ti aiuto anche volentieri, ci mancherebbe altro. Ma se verrà fuori che tu hai delle responsabilità, io sarò quello che le dirà. Poi cercherò di vedere tutte le possibili attenuanti, perché quando si entra nel merito di queste cose, e ve lo dico da medico legale, si vede che la causa vera non è l'unica, cioè ci sono tutta una serie di altre cose. Questo vale anche per i danni da vaccino.
e in questo senso ho una discreta esperienza, ma per stavolta andiamo avanti con le slide, se no. Ecco. E va